io che ho fatto. Io. Centrale? Sì, centrale. Sono l'ispettore Massa. Mica ispettore. Niente, l'auto del sospettato è scappata. Comunque ho preso la targa, segna. Allora, S666. Ispettore? Ispettore, ma che succede? Aspetta, ti richiamo dopo, eh. Ispettore? No, no, niente, ti richiamo. Aiuto! Che c'è? Oddio mio! Chi aiuto. È questo? Che ci fa là dentro lei? Non lo so. Ma si è fatto male? Buio. Eh? Paura. Aspetti, stia tranquillo che le apro. Aspetta. Che cosa sei? Aspetti, sono un ispettore di polizia. Stia che tranquillo. Eh? Un ispettore? Ecco qua. Mamma! Dov'è che è? Chi sei? Sono l'ispettore Massa. Qual è il tuo nome? Giuseppe, perché? Come ti chiami? Giuseppe Massa. Perché? Nome e cognome. Io chi sono? Ma... come mi chiamo? Ma ha battuto la testa, forse? Una botta esagerata. Io stavo qua dentro per fatti mio segno. Una botta esagerata. Vabbè, non esageriamo qua fuori, non è che sta... No, ce l'ha fuori, viene qua dentro. Una botta esagerata. Vabbè, sarà stato il rimbombo. Comunque venga fuori e le do una mano, forza. Beh. Ma lei è nudo? Che è nudo? Così come lei, eh? Senta, vabbè, vado a vedere in macchina se ho qualcosa per coprire. Va bene. Lei non si muova, eh? Lei non si muova. Ha capito? Qui. Signore? Si sente male? No, ha detto non si muove, non mi sono mosso. Ma non dicevi in senso letterale, che ha paura. Letterale? Ho avuto una botta esagerata! Allora, che accade? Che cade? Niente, che cade? Ma perché? Abbiamo appena cominciato, perché? Io voglio sapere perché devo lavorare con un imbecille come te. Cosa succede, idiota? E niente. Dunque, c'è stata la botta. E mo l'ispettore lo sta vestendo. Ma la madre ha visto tutto? Sì, penso. Porca miseria! Tu non sei stato scelto per pensare, ma per vedere. Io non vedo, tu vedi. Egli vede, ne vediamo. Uno sì e uno no. Adesso dobbiamo fare in modo che ella là... Che là là... trovi il coraggio di affrontare la verità. Questo è il nostro ruolo. Noi siamo una sorta di coro greco. Coro greco, te pignate la verità maestro, come ho cantato. Maestro Tiresia, un bacio è un H. Ecco fatto. Beh, le sta benissimo, mi spiace, avevo solo questo, purtroppo. Dovevo andare a fare una partita di calcetto. Comunque, la porta in centrale, prego, salga. Ecco qua. No, ma che fa? Scenda dalla macchina! Si fa ma... Salga, dicevo, nella macchina, dentro, come devo... piano col clacson. Ma si sente bene, sì? Mamma mia, forse la botta è stata veramente esagerata. Lille! Dite, maestro Tiresia. Aiutiamo il ragazzo a ritrovare la madre. O meglio, aiutiamo la madre a salvare il figlio. A salvare? Ma perché? Potrebbe anche morire. Certamente. E noi riusciremo a salvarlo. Volesse il cielo! Thank you.
stia ferma. Che è questo? Dove si mette? Si mette qua? Sì, si mette. Ma che attacca la sirena? Ma che. È la sirena, non sento. Wow, 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 wow. Uè, uè, uè. Disegno. No, non è un disegno, è la cartina, non la toccare. Dov'è mamma? Ma che sta sulla cartina, mamma? Ah, come vorrei essere io tua madre. Veramente? Tu? Mamma. Ma che mamma, io sono un uomo. Posso essere tutto al più papà. Tutto al più papà? No, tutto al più papà, solo papà. Solo papà? Leve solo. Leve solo. Che è questo? Che le manette. Occhiale. Ma lo vuoi posare? Vuoi posare? Gli occhiali, manetta. Me la metto al polso, ti faccio vedere. E questo cos'è? Pistola. A che serve, solo la, papà? Quella me la sono dimenticata nel cruscotto. Mettila lì, questa è una pistola vera. Non muovere quel. No, quello è il grilletto! Che non hai un nome, tutti quanti ce l'hanno. E certo, dove Peppe. Ce l'hanno? Ce l'hanno. Mi raccomando, dagli un occhio. Sì, sì. Peppe. Peppe. Lucrezia, sì. Bisogna fare qualcosa. I gemelli. Di cognome, gemelli? No, i gemelli di nascita. Hanno ragione. Ma questi due sono gemelli? Il condominio è rumorosissimo. E loro sono i titolari di una ditta di pompe funebri, ma pompe composte. Ho capito, basta. E i rumori danno fastidio ai morti? Sì, signora. Posso sedermi? Prego, accomodatevi. Permetti? Vedi. Per esempio, lo scaldabagno a gas. No. Lì scaldabagni. 100, 200, 1000 scaldabagni. Non lo puoi dare una mano? Fammi una cortesia, papì. Chiara in gang, lo sai anche tu. Non è che devi fare un sacrificio. Se te la metti vicino, mi consenti di vederci più facilmente. Se no mia moglie se ne accorge. Allora, per favore, Andò, non mettermi a fare anche il ruffiano, Trovo già abbastanza imbarazzante essere al corrente di questa trisca. Ma perché non la lasci in pace a quella ragazza? Lascia che trovi un uomo libero. Ma lo sai benissimo anche tu. C'è qualcuno più in alto di noi che decide come devono andare le cose. Siamo noi a gestire i nostri sentimenti. Io e Chiara abbiamo accettato entrambi il nostro ruolo. Ora, se lei si vuole tirare indietro, lo facesse. Io so soltanto che ho una moglie e non la posso lasciare. Pensando, non mi hai visto. Ehi, scusami, Chiara, stavo sopra a pensiero. E tua moglie, Lucia, come sta? Bene, bene, grazie. Ma che c'è? Sei preoccupato? Senti, Peppe, comunque, se a te non va, che lavoriamo insieme, dimmelo. Non voglio intracciare il tuo lavoro. Se pensi che ti posso essere d'aiuto in qualche modo, allora io sono a tua disposizione. In effetti, qualcosa per me lo potresti fare. Ma... dimmi. Non so se tu sai... praticamente c'è stato un sconosciuto che stava in un cassonetto del mio. No, aspetta, 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 non ho capito niente. Hai ragione che sono un po' agitato. Vabbè, praticamente ha perso la memoria. Ah, lo sconosciuto. Ecco, ne sei buttato. Povero uomo, chissà quale delinquente gli ha dato una botta. No, che delinquente. Chiara, sono stato io. Stai scherzando? Sono stato io. Purtroppo stavo facendo un inseguimento con la macchina, ho fatto la curva. Bum, bum, bum. Ping.
Hai dato una botta al cassonetto? E ho dato, e lui stava dentro. Ha perso la memoria. Sì, ma fortunatamente le due cose non sono collegate. E allora, se ti ho dato una botta al cassonetto e ha perso la memoria, ti posso incolpare. Se fosse collegato, ma fortunatamente non è collegato, quindi. Ma questo è un bel pasticcio. È vero, Chiara, ma non... ma non lo devi dire a nessuno. Mi stavi chiamando. Hai sbagliato a dirlo anche a me. Ma ne sono accorti, Chiara, grazie dell'aiuto. Non lo dire a Lucia, Non fa niente, grazie. No, ma non lo dire a nessuno, neanche ai superiori. In centrale ci hanno detto di affidarvelo. Sì, adesso troviamo qualche cosa da mettergli addosso. Se intanto avete una mezz'oretta di pazienza, almeno. Una mezz'oretta? È il minimo, il tempo necessario per i documenti. Sei un giocatore? Che cosa? Sai giocare a calcetto? Che è calcetto? Ma sei scemo? Non lo so, può darsi, e tu? No, volete fare una sfida? Sfida? Li abbiamo fatti neri. Se non era per me. Sì, se non era per lui. Manco se avesse vinto lo scudetto. Allora io non ho fatto carriera per un pelo. Per un pelo? Per un capello? Io potevo fare giocatore. A Ferrara, che a spalle però. Ma qua a spalle, io sono protagonista. Oh, io non grago, vado in faccia a tutti chi? E due. A te. Vabbè, mo te c'è che lui, ti lo dirò. Basta, se non so schiaffa. Basta, va gitto. Ma va gitto, basta. Ma è bello. Capito? Ecco, venga, si sieda. Dov'è tutto più papà? Non lo so. Arrivo subito, Che è successo? Che sta facendo? Niente, non sta facendo niente, sta sveglio, sta bene. È sofferente. Ma quando mai? Perché è sofferente? Perché non ha ancora incontrato il personaggio chiave. Ognuno di noi ha un personaggio chiave risolutivo della propria vicenda umana. Ah, come ho parlato bene, professore. Ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole... Ed è subito sera. Ma qua sera è mattina, no sera, è mattina. Ho citato Quasimodo. Mamma mia, perché? Che va fatto? Che? Ho scartellato il gobbo di Nostradamus. Perché ci avete fatto causa? Senti, caro, vieni. Che c'è? Fammi sentire le tue tenere gote. Fammele toccare. Tenghi, goti. L'orido animale! Noi siamo i narratori. Muschi. I cantastorie, capisci? Stai facendo le smorfie? Io? Non ho degli fagioli nei denti che mi ha fastidio. Non te ne approfittare della mia cecità. Altrimenti il Signore ti punisce e ti fa rimanere così per sempre. Questa è la sala espositiva? No, è l'imbocco di Areazione. L'imbocco balla. Pure? Allora, sala espositiva la numero 3. Tra parentesi, bari a costo medio-alto. Sì, cassa in zinco, imbottitura di seta, manigliature di bronzo pieno, rivestimento in rovere. In rovere e fono assorbente. Fono assorbente? Sì. Attutisce il rumore dei passi dei visitatori sul ghiaino del Camposanto. Quando si dice la pace eterna. Sì. Io sono venuta per fare la denuncia. A me mi ha messo incinta il diavolo. Mm.
E com'era sto diavolo? Com'era? Era tale e quale a mio cognato, ecco. Un Marcantonio, signore, una cosa esagerata. Due spalle, una muscolatura, un fisico. E che vuoi dire che fa? Irresistibile. Ma non si può conoscere questo diavolo? No, e quello non si fa vedere. Ah, no? No, manco da mio marito si fa vedere. Certo. No, è entrato dentro la camera mia. E io glielo ho detto, va via, diavolaccio, va via. Quello si è messo a ride e mi ha posseduto. Ah. E voi non avete opposto resistenza? E che so, scema. E poi i diavoli non si deve opporre resistenza, perché sennò quelli si eccitano di più, capito? Ah, quindi si oppongo resistenza. Esatto, io invece no. Io mi sono spogliata, mi sono fatta una doccia, mi sono messa tutta biancheria intima. Siete messa sopra il letto. Ecco, che ciò sapete pure voi? No, io ho capito, signore. Ma se può scrivere che tutto il tempo pianto, però, eh? Tutto il tempo. Come no? Ecco. Noi scriviamo si è commossa. Bravo, così. Lucrezia. Sì? Notizia dalla Caritas. Niente, eh. Ma come sta? Comunque bisogna dargli un nome a quel ragazzo. E dice che glielo deve dare la mamma, ha ragione. Ma quale mamma? Quella ha perso la memoria. Niente di più facile che qualche pirata della strada l'ha investito e se n'è scappato. Allora, che sono queste illazioni? Per fare un'accusa ci vogliono le prove. Un povero uomo passa e diventa un pirata della strada. Ispettore. Dimmi, vicino. I gemelli Tancredi. Allora, io quei due non li voglio neanche sentire nominare. E come mai? Il nostro biglietto da visita, ispettore. È meglio se ve lo tenete addosso. Non si può mai sapere. Se vi succede qualche cosa, con questo qua ci trovano subito. Abbiamo prezzi per tutte le tasche. Facciamo pure le cremazioni. Ehi, abbiamo un forno. Pronto? Buongiorno. Sono l'ispettore Crivelli della questura di via Massa. Scusi, volevo dire, sono l'ispettore Massa della questura di via Crivelli. Sì. Vabbè, c'è poco da ridere, ho sbagliato. Senta, un paio di giorni fa è stato portato un individuo non meglio identificato da voi. Volevo notizie, grazie. Sì, aspetto. Ho un po' di spedito. Finalmente, sì. Cosa? Ma quale footing? No, stavo mettendosi... Vabbè, comunque sono notizie che non la riguardano. Allora, notizie del coso qua che... No, non è mio figlio. Le ho detto che sono un ispettore di polizia. Cioè, certo che gli ispettori possono avere figli. Ma quello ci avrà una quarantina d'anni e io... Cioè, per telefono non si vede l'età. Senta, vabbè, comunque ci sono notizie. Non vuole mangiare. Non è un problema mio, no, mi dispiace, io ho altri problemi. Arrivederci. Lucre? Sì? Io vado a casa che c'ho delle persone a pranzo, eh. Se dai un occhio all'ufficio, che c'è un po' di disordine, grazie. Pronto? Lucia? Faccio 5 minuti di ritardo, sì. No, niente di pericoloso. Tanto Riccardo fa sempre tardi. Lo sai che si dimentica anche l'orario. Ciao, ciao amore, ciao. Che ti avevo detto io di non mettere il peperoncino? Ma il peperoncino fa bene. No, no, il peperoncino arrossa la vescica. Io già ci avevo messo la ventresca. Ma la ventresca non ci azzecca. Bastava la cotica che ci ho messo io. Anzi, ho fatto soffriggere pure la cipolla. Guardate la cipolla, io ci avevo messo l'aglio. E non me l'hai detto. Ma perché, scusi, tu la pasta e fai già la fai senza aglio? No, pure col pepe. Col pepe. Ma che ci avete messo? Che forni, che
qua. Non voglio mangiare, non mi va. E invece sì, tu devi mangiare qualche cosa. Perché? Ma come fai a resistere? Guarda che tu muori, sai? Sei un così bel ragazzo. Ma che ragazzo? Quello ci avrà almeno 40 anni. Tutta più papà. Non mi piace stare qui. Me ne vado a fare pipì. Ma per caso sono passati due motociclisti? Ma perché non lo convince lei? Ma come mai sta qui? Pare che abbia perso la memoria. Adesso che l'ha ritrovato, perché non lo porta a casa? Figuriamoci la mamma come sta in pensiero. Non lo sappiamo neanche chi è la mamma. Quindi lei lo ha adottato? Allora, io sono un ispettore di polizia. Ecco, quindi non potete adottare bambini. È lei che mi ha risposto a telefono, vero? Scusi. Ehi, dove vai? Vieni qua. Vieni qua, ti fa male stare senza mangiare, vieni. Dove è andato? Chi? Non fare il finto tonto, mio fratello. Era qui fino a pochi istanti fa. Ma quello con la camicia grigia che... Sì. È suo fratello? È un assassino. Ma veramente? E chi ha ucciso? Quanti ne ha uccisi, vorrà dire? Più di uno. Dopo aver ammazzato la moglie, si è accanito sui figli e ha consumato il fiero pasto. Cioè, se l'hai mangiati? Senta, non si muova da qui, per carità. È disposta a testimoniarlo in tribunale? Ma certo. Certo, sì. Ma che non la tenga mai la pistola. Senta, e come si chiama? Si chiama Ugolino. Ugolino? Il conte. Ugolino. Grazie, signor. Può andare. E dove vado? È che non te lo posso dire che sei troppo piccola, cammino. Elena, Elena, non dare fastidio al signore, andiamo. Andiamo. E teniamoli sotto controllo. Che è successo? Niente, niente, se, me ne devo andare. Adesso vado a casa. Dove vai? A casa mia. Voglio venire pure io. Non puoi venire. Perché? Perché la legge non prevede che io, cioè non prevede che tu... Che io non c'ho il nome, questo non prevede la legge. Allora perché nessuno mi cerca? Dove sei? Qui. Qui, guarda. Non è un problema mio, chiaro? Allora perché incontrate proprio a me? Non può essere un caso. Tu mi sei venuto addosso con la macchina. Senti, tu la devi smettere con questa storia della botta. Io il castonetto l'ho appena sfiorato. Tu parli di una botta esagerata. E allora che ti devo dire? Denunciami. Io non ti mollo. Hai capito? Non ti mollo. Te fermo mollare. Ma cosa suona questo clacson? Che maniera! Forse, signor... Ha spaventato il mio povero cocco, guardi, ha raddrizzato tutto il pelo. Ah, se non c'era Villa da lì, zampa forte. È proprio ora che è appena stato dallo psicanalista l'ho trovato tutto stressato. Guardi gli occhi come sporgono. Anche i soci, quelle valle. Per trattenersi, per non morderla. Buono, cocco, ci pensa di signora, per cortesia, un inseguimento, sono un ispettore di polizia. Guarda che faccia, chissà quanto beve, si vede dai capillari. E chissà quanto fuma, il suo sangue sarà completamente inquinato. Le persone come lei, caro signore, dovrebbero farsi la revisione almeno una volta all'anno, proprio come i motori diesel. Lei è proprio un maleducato, un mascalzone. E il mio povero Bill, guardi il mio povero Bill. Signora, per carità, devo andare. Sa che soffre di gotta, perché morde le persone, ha morso qualche volta di Tieni un cocco dietro che... Bill! Cocco! Ecco, che avanti, giusto. Lei è un maleducato, sono finite le creature. Assassino! Arrivederci. Assassino! Cocco, Cocco, Bill! Oh, tesorini, siete ancora vivi. Vi ha quasi ammazzato quel delinquente. Avete avuto paura? Ah! Assassino! Tutta Tutta più? Sì, sì. Tutta più ho pensato una cosa. Mi sono scocciato di inseguirti, perché vai troppo piano. Ti raggiungo sempre troppo facile. Allora facciamo così. Io adesso rimango qua. Tu avviati e ci vediamo a casa tua. Ma sì? E quando la trovi, casa mia? Quando? E lì, ci riposiamo 5 minuti e poi andiamo.
Ah, anche mezz'ora. Oh. La frutta la metto nel frigo? No, grazie, appoggiala qui. Amore, andate in salotto che vi porto il caffè. Sì, grazie. Grazie, ma che... Giuliano, come si chiamava quel filosofo, quello che scrisse il libro, cosa? Vabbè, il come si chiamava quel libro, ti ricordi? Forza, Peppe, cos'è? Eh? Sia io che mia moglie Giuliana abbiamo notato la stessa cosa. Cos'è che ti turba? Siamo analisti, non ce lo puoi negare. So, accennacelo adesso che tua moglie è di là. Cos'è? Problemi per via del bambino? Insomma, Peppe, noi dobbiamo imparare ad accettare i nostri destini, altrimenti finirete per allontanarvi l'uno dall'altro, eh? Io te lo dico, ti avverto. Lo diceva pure Coso in un trattato, là. Come si chiama Coso? Trattato? No. Jung? No, nemmeno. From? Cioè, ma che dici? Sarò tenuto. Basta. No, non mi aiutate, grazie, non è questo. Mi sbagliate, sono solamente un po' stanco, è un po' di stress. No, ma non è possibile. Solo papà! Tutta più papà! Tutta più papà! Tutta più! Ma io voglio sapere come ha fatto a trovare la casa dell'ispettore. Non è credibile, è possibile. Non è credibile. Si è fatta aiutare dal cane. Quale cane? Maestro, io ve l'ho detto, io non ne capisco di cane. Io conosco lo spinello. Quello che si fuma. E chi si fuma i spinelli? I ragazzi! Ma come i ragazzi si fumano i cani? Io sapevo che i cinesi li mangiavano. Tu stai parlando dello spinone. No, lo spinone è il padre. Io parlo del figlio, lo spinello, quello piccolo. Ah, io conoscevo la madre, la spina. Il cane da presa. La presa, sì, la presa, l'animale! Tutta più! Solo papà! Tutta più! Ma mica puoi tenertelo appresso per tutta la vita. Che c'entra? Non esageriamo, per tutta la vita. E prima o poi passerà qualcuno a cercarlo. Non lo so, io non dovrei dirlo perché sono un medico e quello che sto per dire ha più a che fare con l'esoterico. Giulia, l'esoterico no, dai. No. Diciamo bene le cose come stanno. Il fatto che questo smemorato, incosciente, come lo vogliamo chiamare? Sconosciuto. Sia convinto che il vostro incontro non sia casuale, che ti abbia confuso con la figura paterna. E poi il fatto che Lucia non possa avere bambini... No, per favore, per favore, per favore! Che cosa devo sentire, per favore? Vabbè, gambe, su. Giulia, ma che stai facendo, l'analista o la negromante? E allora vogliamo trovare una giustificazione a tutto quello che succede nella vita. Ma non gridare, su. Perdonami, amore mio, mi sembri il pessimo autore di una modestissima commedia. Amore mio. Fermi tutti. Vado io. E tutta più papà, e tutta più papà. E tutta più papà. Tutta più papà. C'è qui suo figlio. C'è qui suo figlio. Non si ricordava più dove abitava. Non si ricordava più dove abitava, povero creatura. Sento una voce. Tuo figlio, non si abbandonano così i bambini. Hai capito? Se adesso vi ci mettete anche voi della polizia. Si sente una voce dietro. Dove andiamo a finire? Vi avverto. Vi avverto che se un'altra volta voi lo abbandonate, io vi denuncerò a tutti. Non sono parole sue, signore. Tanto perché io vi denuncio. Imbecille, si sente. Adesso chiama tuo figlio. Sì, signore. Eccomi. Eccolo. Eccolo qua. Ho fame. Arrivederci, signora. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. Vai, vai. C'ha 40 anni, signora. Erano due giorni che non mangiava. Poverino. Poverino. Buono? Andiamo, Ce n'è un altro. Tu te ne sei mangiato già due angurie. Guardate il frigorifero. Di un po', caro. Tu che cosa vedi in questo pomodoro? I semi. Ma che fai, l'oculista? Ma che domande, roba vecchia. Andiamo, su, forza, che dobbiamo... Dai, ce ne dobbiamo andare. Andiamo al centro di accoglienza. No, no, là non ci voglio andare, non mi piace. Ehi, tu ci devi andare. No. Non glielo dire in maniera così dura. Come glielo dico? Andiamo. Devo stare con lei. Che devi stare con lei. Che sorridi, tu andiamo. In effetti, in una fase come questa, qualsiasi coercizione potrebbe essere dannosa per la psiche. Lo dice persino Coso.
No, quello... Freud. Oh, signore. Hillman. Mi sono ricordato. Colicchio. Colicchio? Gigino, un fruttivendolo. Ah, perché Motea sta zitta. Motea, alza zitta. Andiamocene, forza. No, un momento, voglio raccontare una cosa a questi signori. Voi siete dottori? Sì. Certo, caro. Ma com'è possibile? Mo'. Allora, io stavo dentro al cassonetto, no? No, e arrivato lui con aspetta, la macchina. No, fermo. Zitto, zitto, ma una botta esagerata. Aspetta, scusa un attimo. Dato uno scontro che fate una botta esagerata. Zitto, come si ferma questa? Scusate. Io non voglio più sentire questa storia. Tu non vuoi andare al centro di accoglienza? No. E allora? Che fa? I baci. Che baci, dai. No. Si affeziona. Lasciamo che gli eventi si susseguano senza tregua. Bile! Bile maledetto, dove sei? Io sono stanco, vecchio! Sudato! Dove mi hai ficcato? Abba, dimmi a te. Che te bevi? Due caffè. Due caffè? Sai che c'è? Uno a me. E l'altro? L'altro a te. T'ho capito. E chi ce va? Che dei due in boppa che ha? Non c'è che asco. Non me va. Fammi la conta, butta qua. Ma che butto? Guarda là. Guarda un po' che sta arrivando. Zitto, zitto, non parlare. Che ci tocca lavorare. Ehi! Motociclisti! 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 Ehi, una mano! Grazie assai, Ehi, ma stai dormendo? Ma non è che è una conseguenza della botta, no? Che so. È stata a botta? State piano. Dorme. Vedi mio. Dorme come un sasso. Ma che è successo? Non sta bene? Eccolo. È crollata e si è addormentata. Ah. So io come ne sono andata. Grazie a tutti per l'aiuto, grazie. Prego. Che dici pure, prego. Mettilo di là, da qualche parte, vai. Ma che? Va. Ci penso io. Qui. I giovani di oggi sono troppo viziati. Ci stai qui, il commissario? Se io fossi il padre, lo farei zappare almeno una volta alla settimana. A quell'età, quel ciuccione si fa portare ancora in braccio. Ehi, Anto, ti devo parlare. Vado a parlare un poco. Che schifo! Che schifo! Ho scritto che schifo. No, andò che... È questione di un minuto. Un minuto. Allora? Hai parlato con Chiara? Di cosa? Ma come di cosa? Ma lo sai che non vuole più sapere di me? Dice che se non parlo con mia moglie non se ne fa niente. Vabbè, e che vuoi fare? Calmati adesso, su. Che dici? Come mi sto comportando? Bene. Male? Del resto... Bene, ho detto. Questo è un ruolo inusuale per me. Sì, sto sudato, scusa. Io in questo rapporto con Chiara ci sono caduto più per curiosità che per altro. Se mi manca... In fondo io sono un po' come San Tommaso, lo sai. Noi non mettiamoci tutti in mezzo adesso, eh? Ricordati che sei un commissario. Cerca di fare l'uomo. Con le sue debolezze. Ecco. Io sono qui a rappresentare le debolezze dell'uomo. Fa tutto parte di un disegno più grande di noi, di una regia al di sopra di noi. Comunque, va bene. Ok. Se proprio devo rappresentare l'uomo con le sue debolezze, allora io vado fino in fondo. Mollo mia moglie e mi metto con Chiara. Ma chi ti credi di essere? Cerca di non rovinare tutto. Ragiona.
Pensaci bene. Sei veramente innamorato di Chiara? O è l'idea di lei che ti piace? Puoi ripetere la domanda? No. Scatto. C'ho le prove. Atti osceni in luogo pubblico. E il luogo pubblico era il commissariato. E lo porti a dormire qui? Arresti domiciliari. Domicilio non ce l'ho. Dottoressa, buonasera. Che c'è? Niente. Hai fatto storie col commissario? No. No? Promesse. Promesse, 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 solo promesse. Non lascerà mai la moglie. Brava, l'hai capito? E poi mi sento anche in colpa. Ma chi sei, Santa Teresa del Bambin Gesù? Che c'entra? E che questa poveretta della moglie, io non la conosco, non mi ha fatto niente di male. Hai mangiato qualche cosa? Sì. Sì? No. No. Ho pensato adesso, mi ordino una bella cosa dal cinese. O cinese? Stai chiuso. Meno male. E infatti. Qualcuno c'ha un panino? A me sarebbe avanzata un poco di lasagna. Io ho 4 polpette al sugo. Io ho la peperonata che mi ha fatto mamma. Siamo pronti? Un attimino. Taglia il pane. È servito. La pasta? Al pecorino. Io mangio l'hot dog. Mi piace Bruce Willis.
perché li hai distrutti, due pigiami. Questa è la tigre, quando lo... Ma qua la tigre, sai, dalla scimola. Ma scippate tutta la... Non mi mettiti a letto, forse che c'ho sopra. Mettiti sotto. Ma comodo, no? Ma no, sotto al letto, sotto alle lenzuola, ma capisci qualcosa? Non c'ho so. E cerca di contare le pecorelle, forza. Le ho contate. Ci hai finito? Erano due. E come erano due? Contano un poco di più. Ho finito. Quando erano? Ho contato pure i figli, tre figli, due mariti e mogli. Certo, erano cinque, ma non è conto, parenti, amici, tutto qua. Sono morti tutti. Che è successo? Hanno fatto Pasqua. Ecco, è arrivata la strage. Non riesco a dormire. E cerca di dormire, che è un sonno che non ce la faccio più. E fammi un po' così sulla testa che... Che devo fare? Mi coccoletti un po'. Mi coccoletti? Mi coccoli? Che coccoletti? Pure te. Ti coccolo io, stai buono, fermo. Niente, è bellissimo. È bello, mi piace. Ho capito, mi fai venire un'impressione. No, ma mi fa impressione. Cerca bello, di... contieni. Fa un po', guarda come fa la gamba. Mamma mia, tutta una reazione nervosa. Non vedo che fa, che tocchi bene. Per la mamma, no? Ma qua la mamma, abbiamo detto che tutto al più sono papà. Ma perché non cerchi di ricordare? È possibile che non ti ricordi niente? Sto ricordando. Come ti stai ricordando? Quando sono nato. Madonna. Perché ho trovato il punto. Era una mattina dell'alba. È logico. Buio. Non perdere la concentrazione. Papà, un gattino. Questo è il bambino, va bene? No. Un bambinone, che? La macchina della polizia. Okay. È arrivata una botta esagerata, capi tu? Che ti ricordi solo questo, è possibile mai? Solo questo. Mamma mia, vabbè, comunque cerca di dormire, mo che la notte porta consiglio. E dove lo mettiamo a dormire? Ma chi? Questo consiglio. Già, ci manca solo consiglio. Dormi, buonanotte. Buonanotte. Però è simpatico, eh? Luci, dormi. Paura. Sono io, alzati. Sei tutta più, ti riconosco. Abbassa sto di che fai? Che fai qua? No, tu che fai qua? Io dormo. Nel letto mio dormo. E stavo contando le pecorelle nel letto mio. Quelle sono uscite dal recinto, le ho seguite. Segui, cammini. E siamo arrivati qua. Ormai siamo qua, dormiamo. No, ormai stai qua, ti alzi e te ne mai. A dormire, forza, buonanotte. 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 Va, a dormire, forza. E che no... Ma che... Alzati da dentro al letto. Se n'è andata volta qua, ci siamo addormentati. Alzati. Come voglio dormire qua? Non devi dormire qua. Perché? C'è il letto tuo di là, forza. E dove sta scritto? Come dove sta scritto? Oh. Questo è il letto mio, forza. Oh. Mamma mia. Andiamo a dormire. Scusi, me lo ci è venuto. Arrivo. Eccomi. Ui. Buongiorno. Buongiorno, ma che è successo? Come mai dormivi ancora? Io ho passato un guai con quello sconosciuto. Ha dormito qua e mi ha fatto fare una nottata. Non si è saputo niente di lui, eh? No, niente. Siamo completamente al buio. Ma dove sta? Lucrezia e Pinuccio, me ne hanno parlato molto bene. Ah, sì? Senza offesa. Offesa? Tusce? No, tusce. Vai fuori al terrazzo. Sto scherzando. Vai fuori, che ti porti il caffè, non vai spiritoso.
mia, che è successo? Tu sei? Mi conosci? Peppe? No, che Peppe? Peppe è tutto al più. Lucia? Ma come posso essere Lucia? Ehi! Ma tu sei vera? Non sei un sogno? Perché mi hai sognata? Sì. Quando? Ieri. E che facevo? Dentro al commissariato, entravi nello spogliatoio vestita da poliziotta. Prima ti toglievi i pantaloni, cominciavo. Ieri pomeriggio? Sì, ti toglievi i pantaloni, poi la giacca. Ma allora tu non hai sognato? No, io veramente mi stavo spogliando dentro lo spogliatoio. Che succede? Che succede, calma? Mentre lui mi ha messo dentro allo spogliatoio. Tu l'hai messo nello spogliatoio? Sì, sembra per raccontare. Ma io l'ho messo, no, Lucrezia, perché. Silenzio! Tu, mentre io mi stavo spogliando, l'hai messo nello spogliatoio? No, già stavo nello spogliatoio mentre tu. Aspetta, fammi capire. Cioè, tu stavi dentro nello spogliatoio mentre lei si stava spogliando. È così difficile, sì. E non hai detto niente. E che dovevo dire? Mamma mia! Peppino! No, scusami, mamma mia! No, tu senza dovevi dire! Dire. Mamma mia! Sì. Tu avresti dovuto dire! Mamma mia! No, quello ho detto, no. Mamma mia, che bel sogno! Dire ho detto, mamma mia, che bel sogno! Io dov'è che stavo? Lei doveva dirlo io. Di chi stai parlando? Chiara, calma. Non ho parole! Ma se lei non ha detto neanche una. Vabbè, senti, hai ragione che abbiamo un'indagine importantissima. Ecco. Tu rimani qua e non ti muovi. Allora posso tornare nel letto con Lucia? Tu vieni con noi e ti muovi subito. Andiamo, forza. Ehi, ma siamo credibili come coppia in vacanza? Tranquillo, ho portato le valigie, il beauty case. Piuttosto chiama in centrale. Lo decido io. E chi le prende le valigie? Ah, vabbè. Pronto? Pronto? Centrale? Abbastanza. Come abbastanza? La posizione centrale. Vabbè, io sono in macchina con la coppola. No, sei a capo scoperto. Ma ieri sera a Valle non fu spiritoso. Adesso entriamo. Se la roba è parcheggiata in albergo la troveremo. Siamo sotto copertura. Non ti dimenticare gli ombrelli, già stai senza la coppola. Ma che stai parlando, in codice? No, in macchina. Come si arriva? Ma chi sei? Non lo so. Dimmi il nome, dimmi. Non ce l'ho, dipende da mamma. Ui, ui. Si... sta facendo. Stavo facendo giocare un po', capito? Non ti muovere da qua tu, eh. E contiamo una volta se non ne posso andare, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bella Corea, 11, 12, 13, non ti offende, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, Ti sei messa a dieta, bravo. No, voglio ricontare. Che devi ricontare? Voglio ricontare. Stai rilassata, cerca di stare tranquilla. Io sono tranquillissima, sei tu che stai nervoso, respira. Spiritoso. Bellissimo. 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, sì. 15, 16, io rilevo. No, io rilevo. Ne mancano due. Ne mancano due. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Vorremmo una camera matrimoniale. Letti separati. Abbiamo litigato, purtroppo. E che dormiamo insieme. Ma che vogliamo dire tutto, sì. Scusa. Bene, abbiamo una camera al terzo piano. Se vogliono favorire documenti. Papà, guarda che ho trovato! Dove l'hai presa? E le danno là fuori. C'è una svendita, sì. C'è anche il figlio? No, no. Lui è tutto a più papà, ma lei non è mamma. Lei l'ho sognata, che faceva lo spogliatello. Ma io non lo sapevo. Deve essere un pazzo. Sì, ma perché non chiamiamo la polizia? E sta qua la polizia. Beh, io sono l'avvocato Margutta. Non è vero, si chiama Peppe Massa, fa l'ispettore della polizia. Lei è l'agente Cappello. Coppola. Sì. Vabbè, Coppola, Cappello. Ha precisato tu, capo. Stanno facendo l'indagine che vi devono arrestare. Perché c'è un'indagine in corso. Ce ne possiamo andare. Tre mesi e mezzo di lavoro buttati. Buttati. Arrivederci. Buongiorno. Andiamo. Ma che ripeti? Arrivederci. Dove me sono messi? In tasca! Complimenti! Bella copertura! Grazie assai, arrivederci! Dove me momento! 18 e 19. Iorao. Sì, Iorao! È magia! Devi lasciare a casa. Da solo, con mia moglie. Con Lucia no, però, nello spogliatoio mio sì, eh. Ma non ce l'ho messo io, è stata Lucrezia. Non vi sento. E non devi sentire, sono cose nostre. Ti spoglio un'altra volta. Perché sei pazzo? Perché? Perché non si fa. Peccato. Sei bellissimo. Ah!
Ma chi decide quando è che bisogna incontrare la persona giusta? Il cielo, figliolo. Siamo tutti sotto la volta del cielo. Vedi, l'incontro tra un uomo e una donna è determinato, è caratterizzato dal fascino, dalla magia, dal mistero del momento. Quello che le persone comuni chiamano molto, molto puerilmente il colpo di fulmine. Regola numero uno: farla ingelosire. Che c'è? Come che c'è? Mi serve il bagno, forza che è tardi. Un attimo. Lo sto facendo bello. Cioè, praticamente oggi non vado al lavoro. Che è andata a Roma, ha perso la poltrona. Ma che è la poltrona? Poltrona? Non fa rima. Guardate, guarda. Si è alleato pure con la mamma. E la mamma... Uè, Lucia, questo non è tuo figlio, eh? E neanche il tuo. E meno male. Voglio essere figlio di Lucia. Non sei figlio di Lucia. Io non è figlio di Lucia. Oh, è un ladro e una spia. Ma che c'entra? Tutta più. Ah, siamo pronti. Non chiudere la chiave, apri. Lucia, uè. Aprite, polizia. Oh, Lucia. Sto bene? Benissimo. Tranquillo, ciao. Lucia. C'ho paura. No, sei bellissimo. Grazie. Vai, tranquillo, ciao. Lucia! Che devo dire, la pizza? La pizza, sì, tutto a posto. Ciao. Ehi. Piero. Ciao. Te ne vai? No, sono appena arrivata. Hai detto ciao. E beh, quando uno arriva dice ciao. E quando uno se ne va? Ciao. E come si capisce se arrivo o se ne va? Non ho parole. E perché non te le compri? Pure l'altra volta non ce le avevi. Che cosa? Le parole. Ma è un modo di dire, stai benissimo. Non fumo, grazie. Neanche io. Ma è di cioccolata? No, è mio. Mi porti a mangiare una pizza? Magari ci sentiamo. Io ti sento. Uno di questi giorni? Sempre, se alzi la voce ti sento sempre. Vabbè, ciao, eh. Ciao, che te ne vai. Allora, ciao. Buon appetito. Grazie. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Non mi fa brutta figura, manda tutti quanti. Tutto più papà. Che c'è? Lucia c'ha tutte le nautiche da fuori. Quelle si chiamano nautiche, che le nautiche del popò. Lucia! 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 Ti sei dimenticata la sottoveste? Non la porto, Lucia. La sottoveste. Sei sotto scopertura. Parliamo a casa. Buon appetito, buon appetito, buon appetito, buon appetito, buon appetito. Ti sei dimenticata quelli là. Buon appetito, scusate. Che pizza voglio? Che pizza voglio? Che se non lo dici tu, che pizza vuoi? E che ne so, come si chiama? Boh, chi si ricorda? Ah, non si ricorda. Beh, descrivi com'era fatta sta pizza. E com'era fatta? Era fatta così. Piazza. Così. A camion. A trattore. Del pin. Con le pinne. A papera. Pizza. Tagliata, soffiata, gonfia. Ma che pizza ti hai mangiato? Con la mozzarella. Con la mozzarella. Ma come hai fatto a capire? Vuole una margherita? No. Voglio una chiara.
Come Andi, una Chiara. Guardata. A proposito, ma a che ora hai preso appuntamento con Chiara? Stamattina. Stamattina? E siamo venuti stasera? La pizza si mangia la sera. C'ha ragione. Ma che c'ha ragione? Dica, a che ora hai preso? Quando ci vediamo con Chiara? Abbiamo detto un giorno ci andiamo a mangiare la pizza. Allora io per non sbagliare ho pensato, mo ci vado tutte le sere. Grazie. Non ce la faccio. Non ce la faccio più. Io non so più che cosa dire. E allora diamoci un bacio di una mezz'oretta. No. No, no. Non possiamo baciarci. Non c'è più tempo. Io domani parlo con mia moglie. Domani. 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 Sempre domani. Ma in amore non dovrebbe esistere domani. Domani potrebbe essere troppo tardi. Dio, che ansia. Hai ragione. Ma non dipende da me. Io non ti voglio perdere. Magari. Magari ci incontriamo in un'altra vita e sarò io a fare la parte di tua moglie. Magari. no, dai, i capelli. Ma come faccio a uscire? Ce l'hai uno specchietto? Oddio mio. Dammi la mano. Dammi la mano. Perché? Non ha mangiato niente. Ho telefonato da Chiara, forse sta arrivando. Speriamo. Vieni a mangiare la pizza. Pensa ai bambini poveri. Sono un ispettore di polizia. Sarà fredda la pizza? La pancia, amore. No, lo scrupolo per i bambini poveri. Non puoi restare a digiuno. Finirai per sciuparti e non piacerai più neanche a Chiara. E tanto non le piaccio. Mi sono ricordato. Alle donne piacciono solo gli uomini che le fanno soffrire. Perché la desidero tanto? Eh? Un uomo dovrebbe desiderare solo la donna che pure lei desidera a lui. Se no soffre. Io non sono nessuno. Non sono niente. Non ho neanche il nome. E che me ne importa di avere il nome? Se non è Chiara a pronunciarlo. La mattina, la sera, in camera da letto, in cucina, in camera da pranzo, quando stiamo soli, quando siamo in compagnia, quando mi telefona per dirmi se butto la pasta o se ho fatto la spesa o se per favore la metti in ordine la divisa, perché lei deve andare al lavoro, se no chi li porti i soldi a casa? E quando torna la sera stiamo abbracciati, stretti stretti, e lei si addormenta sulla spalla mia, perché così non ha paura. Che me ne importa di essere chiamata dagli altri? Io voglio essere chiamata solo da Chiara. Forza dell'amore! Cosa sono gli uomini? Cosa siamo tutti? Se ci rendessimo conto che noi siamo come i sogni, noi siamo della stessa materia di cui sono fatti i sogni! Mio caro Prospero, tu conosci Prospero, vero? Ma che è un amico vostro? Idiota! La tempesta! Prospero Shakespeare! Prospero Shakespeare! Boh, ad essere straniero, perciò non lo conosco. Maestra, ma come va a finire? Qual è la fine? La solita terapia. Lui cercherà di conquistarla e... sarà un guaio. Perché l'amore solo sofferenza porta. Ah, quando mai? È bella amare. A me mi piace amare, maestra. Quante donne ho amato. Peccato che loro non abbiano amato te. Maestro, dobbiamo scendere incontrare. Perché? Ah, guarda che distratto. A momenti mi perdevo la fermata. Biglietti. I biglietti? Quali biglietti? Ce li ha lui. Ma quando mai? Quale? Lui? Io, come vede, sono un povero cieco. Lui è il mio accompagnatore. Si pappa la mia pensione. Io vorrei pure dei figli da Chiara. Tre. Fette. Perché due tutta più papà non avete bambini? Noi li avremmo voluti i bambini. Eppure tanti. Ma io non ne posso avere. Perché?
Molti anni fa io aspettavo un bimbo. L'ho perso al sesto mese di gravidanza. E da allora? Come si chiamava? Non ce l'aveva ancora un nome. Allora non lo pensi mai? Ma certo che lo penso. E come fai a pensarlo se non sai il suo nome? Se devi dire una preghiera per lui? A questo servono i nomi. Alle persone che ci vogliono bene. Se Chiara mi vuole pensare, come fa? Se non sa come mi chiamo. Boris. Avrei voluto chiamarlo Boris. E mi sarebbe piaciuto che facesse il poliziotto. Eh già, ci mettevamo pure il figlio tutti i giorni sulla strada. Non ne basta uno a darmi dei pensieri. Io l'avrei chiamato Oscar, come mio padre. E avrei voluto che facesse tutto quello che voleva. Sì, gli avrei fatto fare tutto quello che voleva. In fondo la vita è così breve. 653.211. 653.612. Se ti nascondo, poi non ti vendo, mi fai sbagliare i conti. Esci da là dietro, pecorella. Esci da là dietro. Scusate, questi pecorella. Non mi addormento. Sconosciuto, dove vai? Ehi, ciao. Ti sei perso un'altra volta, eh? È stato possibile. Antonio, io sono stanca di dover rubare anche momenti per una telefonata. Ma ti rendi conto che siamo costretti ad aspettare alle 3 di notte per sentirci? Che devo fare? Se questa mia moglie soffre di insonnia, la devo... Sì, sì, ma che ragione c'è di portare avanti una storia come la nostra? Si vede benissimo che non è la storia principale. Storia principale? No, no, no. Non ci sono protagonisti e comprimari nell'amore. Allora, c'è un altro. No, dimmelo. Sto per uscire di scena. Io voglio un uomo che stia con me. Che dorma con me, che si spogli con me, che mangi con me. Beh, noi mangiamo insieme, spessissimo. Non alla mensa. In un ristorante, normale, così, sotto gli occhi di tutti. Senza doverci vergognare come due ladri. È tutto di un tale squallore. Ma ti sembra giusto sprecare così il nostro tempo sulla terra? Ma non siamo noi a decidere. Sì, va bene. Ma io voglio avere la possibilità di scegliere la mia vita. Va bene. Allora dimmi una cosa. Come mai io ti amo? Mi ami. E allora dillo ad alta voce. Che cosa? Che mi ami. Ti amo! Sentito? Poi chiaro, ti prego, non mi mettere alla stretta. E tu non rubarmi la vita. Rubare? Io? Un commissario? Ah!
fermate qua. La tua bella innamorata. Forse è già si è addormentata. La tua Chiara sta lassù. Se la chiami fa cucù. Chiara! 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 Ti amo! Zitto, zitto! Ti amo! Non ci resta che aspettare. Non c'è più. Luigi? Ma come Luigi? Yeah. Ciao. Ah, tu qua stai? Ha dormito qua. Ma io ti ho cercato per tutta la notte. E non mi potevi avvisare, brutto incosciente. C'è Lucia a casa preoccupatissima. Mi dispiace. Ma come ti pare normale? Svegliarsi di notte e trovare il tuo letto vuoto. Abbiamo pensato, sarà scesa a prendere un poco d'aria. Adesso torna. 10 minuti, mezz'ora, niente! I motociclisti mi hanno fatto salire. Allora abbiamo chiamato in commissariato. Niente. Addirittura? Nessuno l'aveva visto. Mi sono messo in macchina per cercarti, nel caso ti fossi perso di nuovo, visto che sei uno smemorato, casomai te ne fossi dimenticato. Giro per tutta la città e dove ti trovo? A casa di una ragazza. Peppe! Silenzio, coppola, che puoi parlarmi? Oh, mi spiego questa cosa che pure... Che te la spassavi per tutta la notte. Ma cosa credi, che casa mia sia un albergo? Eh? Che cosa ti costava avvisare? O ti vuole i figli? I figli? Assisterò alla mia sconfitta e non posso fare niente. Ma quale sconfitta? È lei che si perde un uomo bellissimo, quantomeno affascinante. E per fidanzarsi con chi poi? Con un povero scemo. Al mondo non c'è giustizia. Io oggi ero proprio pronto
Avrei parlato con mia moglie. Ma il cielo ha voluto giocarmi un brutto scherzo. Il cielo? Io oggi ero in grado di urlarle a viso aperto. Non ho capito. Ti amo! Si è sentito? Adesso sì. Però poi l'avrei stretta. L'avrei baciata senza sosta. E fallo, Antonio. Ora non posso più. E chi l'ha detto? Hai visto? Subito si è consolato. Tutti uguali gli uomini. Ma che? Piuttosto, a quando il matrimonio? No, piano, non corriamo. Prima bisogna trovare il nome a questo giovanotto. Ah, sì. Non ce l'ho. Non ce l'ha. Poi bisogna portarlo a casa dei genitori di Chiara, farglieli conoscere e vedere che cosa ne pensano. Oh mio Dio! Che? Ma io non ci avevo pensato. I miei genitori sono così all'antica. Amore mio. Stai fermo. Non mi fido. Che ne so, sono all'antica. La polvere si accumula. Sì, e il tempo. Posa. Ha proprio il vestito buono, gli dovevi mettere. Quello costa un sacco di soldi. Amore, tu ne hai solo due. Appunto. Li avete addosso. Vabbè. Non toccare i bicchieri. Mai? Solo quando c'è l'acqua. Senti, e quando c'è il vino? Mi serve la cannuccia. Ma quello vai a dire, Lucia. Ho capito. Uè. All'italiano, uè. Che brutto. E gliel'ho detto io, capito? Sì. Mi raccomando, comporta. Io non ti sento. E che è successo? Alza la voce. E non posso, che c'è gente. Ah, fammi un segnale. Mi raccomando, comportati bene, non farmi fare brutte figure, eh? E non mi sporco vestito buono. Bucatini. Al dente. Belli, duri, duri, sempre più difficile. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Che sono questi vermoni? Bucatini. Vermicelli, voleva dire che è stato molto tempo all'estero e ha sbagliato. Ah, e dove è nato? Non ci sa, mi hanno trovato nel cassonetto. Oh, cassonetto. Un cassonetto, sbaglia. È una località vicino Londra, non so se c'è stata. No, no, no. All'ombra. Scaccolando non si fa. Ma mamma, buoni i bucatini. Grazie, mamma, sono buoni. Scaccolando non si scaccola, non ci mette le dita al naso. Lo dice la signora, non è caso. Ma dove vi siete conosciuti? Al commissariato. Buon appetito. Perché io stavo dormendo, arrivate lei che si faceva lo spogliatello. E non mai. Andiamo di là, che ti sporcato tutti i pantaloni. Del vestito buono, che costa un sacco di soldi, che me l'ha fatto un sarto a mano, che stamattina gliel'avevo pur detto a mia moglie che era pericolosa. E quando ho visto che erano bucatini, a me... Ma chiedo scusa. Come sto andando? Amore, bene, però... un po' d'attenzione, su, va bene. Ma i vermoni sono difficili, Va bene, però, scusami. Devo cucinare un'altra parte. Metto il cassonetto, hai detto. E da là vengo. Tutta più là mi ha trovato. Poi mi fa tutto quei... Tutto quei... Ma questi pantaloni, questi li dobbiamo portare in lavanderia, tutto quei, sì. Amore. Amore. Ma che? Ma che? Mo che? Monastere Santa Chiara! E mo? Che succede, maestro? Cercano di dargli un nome. Creano di nuovo la situazione che ha dato origine alla storia. Una botta esagerata. Voi che ci fate qua? Prevenzione. Hai parlato con tua moglie? Devi avere pazienza, per domani. Mi raccomando, deve essere tutto esattamente come nel giorno dell'incidente. Ma certo. D'altronde i traumi da incidenti automobilistici, lo dice anche Coso, beh. Jung? No, signore. Freud. No. Ilm. From. Schumacher. Schumacher, amore, contieniti. Mi raccomando, ti prego, Peppe, devi andare pianissimo. Luci, questa botta esagerata non l'ho mai data, è chiara. Non mi mettere agitazione che già... Senti, in fondo, se non c'ho un nome, glielo diamo noi, ma che ci importa? Siamo pronti per la simulazione. Tutto a posto, allora avanti. Partite al mio via.
Sembri l'arcangelo Gabriele con la spada. Via! Attenzione! Qui dentro c'è mio figlio! Mamma! 39 anni fa ero poco più che una bambina e avevo un bellissimo fidanzato napoletano, Carmine, tuo padre. Quando sono rimasta incinta ero piccola, non avevo neanche 15 anni. Mi spaventavo. Io ero venuta a questa città per studiare. Non è che me ne potevo tornare al paese mio, con un bambino, senza padre. E così. E così mi buttasti nel cassonetto, tanti anni fa. Ma allora questo vuol dire... Vuol dire che sei già morto. È così. Il cielo ti ha concesso la possibilità di trascorrere un periodo di tempo sulla terra, da vivo. Ora il tuo tempo nel mondo dei vivi è finito. Allora perché sono venuto qui sulla terra? Per conoscere il tuo nome, no? Sapere chi sei. L'hai detto anche tu. Altrimenti dove vanno a finire le preghiere che ti mandano le persone che ti vogliono bene? Eh? Devi essere felice di tornare in paradiso. No. No, io qui mi sono innamorato. Qui ho conosciuto le persone che mi vogliono bene. Vabbè, meglio così, almeno ci sarà qualcuno che pregherà per te. Ma come fanno a pregare se non sanno nemmeno come mi chiamo? Vabbè, mi dispiace, ormai il tuo tempo è scaduto. Non te ne andare. Non mi lasciare. Prendi me. Io ho sbagliato. Io voglio rimanere qui. Vedrai, in paradiso dimenticherai tutto. E non mi voglio dimenticare di loro. Non mi voglio dimenticare di Chiara. E vabbè, non sono io che comando qui. Questi sono gli ordini. Ti prego, non me lo portare via un'altra volta. Ah, no, no. La prima volta nessuno te lo portò via. Facesti tutto da sola, ti ricordi? Ma io ero una bambina. Solo tu potevi salvarlo. Tu sei la madre. Salvalo. 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 Abbiamo fatto. Il bambino è sano. Alleluia! Ah, sì? Guarda che l'ho già fatto. Chiedila a Cosma e Damiano. Guarda che fanno. Grazie. Ma che la nasmorfia. Tu non ti piglia confidenza, bello. Ah già, è finita con me. Appunto. Scusatemi, ma toglietemi una curiosità. Secondo voi quello era un vero angelo? Perché aveva un coloretto strano? Non lo so, io gli avrei messo un fondotinta più da vero angelo. No, ecco. No, no. Vedi, Santa Chiara, trattasi di figura retorica. Anche nell'iconografia classica, come li descrive Cosma. Beh, Caravaggio. No, signore, un altro. Tiziano. No, stai dicendo? Raffaello. Ma piacere. Guercino.
Zeffirelli. Sa Riccardo le citazioni. Scusa, Santa. Oh, visto che ho fatto il protagonista, mi dite come ho recitato? Bravo. Personaggio delicato. Un bijou, l'hai disegnato. Voglio, basta così, rimi, tra l'altro tu ti scusate da mezza parte, lasciamo stare. Senti, posso parlare io liberamente? È un po' vero. Siete che parla San Giuseppe. Sì, San Giuseppe. Tu dovevi fare uno, Sanci, tu dovevi fare uno smemorato? Ehi. Senza volere è uscito un deficiente. Papì, l'invidia è una brutta cosa. Ma quale invidia? Papì, si macchiatone. Il classico macchiatone napoletano, lo dicono tutti. Ma sì. Oh, è arrivato San Giuseppe o macchiatone? Ma chi? Lo dicono tutti, è voce di popolo, può andare chiaro. No. Hanno parlato di grandi attori in lingua qua, capito? Che hai da dire sugli attori in lingua? Oh, Santa Lucia, cara, volevo dire... Ah. Sentite... Come mai un attore col mio fascino è costretto sempre a fare parti secondarie? Parti secondarie? Cioè, ho fatto il mio amante parti secondarie? Sì, però da te sono passato a... Bello, io ho fatto la fidanzata di San Rocco, non so se mi spiego, due spalle così. Ma torna a tenere in da nicchia. Scusate, io voglio sapere perché a me mi fate fare sempre la parte da ghiattone. Basta! La volete finire, sì o no? Siete santi, mica attori. Siete intervenuti nel sogno della ragazzina affinché salvasse il figlio, non per divertirvi. Non dimenticatelo. Adesso rimettetevi a posto, che altrimenti vi fate scoprire. Su, forza! Mettetevi a posto. E sbrigatevi. Allora, il gruppo degli affreschi a destra, quello dei marmorei a sinistra, i santi nelle nicchie. Ecco, così. Stai più dritto, San Giuseppe. Ah, sì, così va bene. Sant'Anna, le braccia conserte, andiamo. Via i baffi, Sant'Antonio. Brava, Santa Lucia, brava. Shh, attenti, arriva il prete. Fermi. Ma cos'era questo trambusto? Ragazzina, che ci fai lì? Questo è il mio bambino. Lo voglio battezzare. E come lo vorresti chiamare? Ciro. Lo voglio chiamare Ciro.